Salve ragazzi, oggi siamo il 15 novembre e sono le 15:03. La città, come sempre, la vedrò alla fine. Benvenuti comunque nel mio canale Opinio di Nuzio. Oggi vi voglio portare un tema che parla del fatto che una persona sceglie molto spesso di accorciare la propria vita con il suicidio, tentando l'impiccagione, tagliandosi le vene, abusando di farmaci per creare un arresto cardiaco e quant'altro. Parlo del suicidio perché è un tema che naturalmente tutti hanno sempre toccato, tutti i grandi pensatori, dal mondo della musica, dal mondo della scrittura, dal mondo dell'arte e dal mondo dei filosofi soprattutto. Naturalmente la spiegazione letterale, diciamo, del termine, perché uno, quello che riguarda il tema del suicidio è che è un atto lesionistico comprovato, diciamo, da quasi sempre da un disagio psichico. Di tipo di forte depressione oppure di una persona che soffre di disturbi della personalità, di tipo psicotico. Naturalmente ne parlo ora perché dal 2010, che erano 2.800 suicidi all'anno, si è passati nel 2012 a 3.050 suicidi. Sono aumentati di più di oltre 200 suicidi in questi ultimi 2 anni. Naturalmente vi voglio dire che ci sono diversi pensatori che la pensavano diversamente, insomma. C'è, per esempio, De André in una sua canzone In preghiera in gennaio, dedicata proprio a Tenco, che si era suicidato a Sanremo, che rappresenta un eroe proprio, atto di pietà e comprensione nei confronti di coloro che all'odio, all'ignoranza, preferiscono la morte. E naturalmente poi c'erano altri pensatori, naturalmente parlando anche di Leopardi stesso, che lui e la sua corrente di pensiero era quella del pessimismo cosmico. Lui definiva però che il suicidio era una cosa mostruosa per quanto riguardava il togliersi la vita. E altri invece, diciamo, categorizzavano, diciamo, come Schopenhauer stesso, che la persona che tentava il suicidio era il risultato del suo malcontento delle condizioni che gli sono toccate. E naturalmente quindi molti anche che scelgono questa cosa, questa di uccidersi, non è persone che non apprezzano la vita, no, anzi, tendenzialmente sono gente che ama troppo vivere e che non la vogliono vivere in una condizione in cui si trovano. E quindi ci si libera del peso della vita suicidandosi, vedendosi come la fine perfetta della propria esistenza. Quindi voglio dire, poi ce ne sono anche altri, se me ne porto l'ultimo, Alfieri, che per lui non è un atto di debolezza il suicidio, ma anzi è un atto di ribellione verso gli ostacoli insormontabili che l'uomo deve affrontare. Quindi, come vi ho già appena elencato alcuni grandi autori, grandi pensatori, poi voi direte la vostra, anch'io mi aggiungo al discorso un po' di De André. Che molto spesso chi se si approccia al suicidio è perché non accetta lo stare insieme agli altri e vedere che negli altri c'è solo odio l'uno verso quell'altro, c'è il senso d'egoismo, del prevaricare le proprie aspirazioni sulla sottomissione degli altri, di un gruppo di persone, e molto spesso anche la stessa ignoranza che proferisce di più della persona che è colta, perché la persona che è colta apprende e lascia parlare l'altro. L'ignorante molto spesso, anche se il termine non mi piace, è la persona che non mostra, diciamo, un capire l'altro, logicamente spesso e volentieri termina le frasi con insulti, con prevaricazioni, con l'essere, diciamo, spregevole verso l'altra persona. E quindi questo naturalmente deve essere usato come monito, che bisogna far sì che si educhi le persone a respirare di più insieme all'altro, non a respirare solo della propria aria, perché l'aria è comune, la respiriamo tutti, e quindi come tale esempio cerchiamo anche una convivenza tra noi esseri umani, più accettabile e più vivibile, aiutandoci veramente, porgendo una mano, ok? Siamo a Sant'Andrea di Suada, cercatelo su Google Maps. Vai, io me lo so ricercato, ho fatto pure le